Care amiche e cari amici, buon pranzo sicuramente, o quasi per la maggior parte, chissà dove sarete di bello, rintanati in casa come me, oh, sotto delle belle fresche frasche, coi piedini in ammollo, in una tirozza, tinozza in terrazza, o in un fiumiciattolo, o in un fiumone, in un bel mare. Dove siete? Cosa fate? Siete in piscina? Vabbè, noi siamo a casa, no? Se hai capito, noi siamo Minù, lo resto è in giro. Minù ed io siamo a casa, siamo uscite questa mattina, abbiamo fatto una piccola spesa perché non avevo considerato bene le scorte cibose dell'Oreste. Siamo andate ad approvvigionarcene. Sì. Ecco, siamo corse a casa perché non si poteva stare. Che viene una noia così, eh? Non avere degli spazi veramente molto fittamente ombrosi vicino casa. Ecco, no, poi mi urta che sono ancora un po' così. Allora, sto bene, non so, c'è stato un tripudio di infiammazione che mi ha preso da tutte le parti, non c'è stato un pertugio che non si sia infiammato, pure le tonsille, mi sono ingrossate le ghiandole nel collo, ma ho smaltito, sapete che sono una moziana fiduciosa. E anche convinta, convinta dai risultati. E quindi, come è successo tutto ciò, avevo dei campanelli d'allarme, ho iniziato a pensare: mio, che caspita, ho mangiato in sequenza stagione, ho messo a punto tutto, ho capito, va bene. Adesso poi dovrò fare un test quando sarà molto meglio, molto meglio. Allora, riproverò a testare un cibo che è la quinoa. Vero è che io qualcosa ho provocato anche prima. Vedete, quando c'è un qualcosa che non ci fa stare, non ci mantiene le energie, già dovremmo rigare dritti, dritti, rigare dritti e non sforare proprio. Ecco, quando abbiamo delle situazioni anche climatiche, no? Emotive. O di impegni un po' troppo impegnativi, ecco, dovremmo rigare dritti e guardare qual è il cibino più positivo per me. Cosa vuol dire nutrirsi tramite cibi positivi? Sapete, io seguo un piano alimentare che riguarda i vari gruppi sanguigni. Cosa c'è? Sai che figuracce fanno tanti, perché poi caschi dal pero, studia che cos'è. Perché? Ma come mai non ne parlano tutti? Perché se no fatti due domande, appunto. Come mai non ne parlano e ne parlano subito? Ma quando cerco il dottor Muzzi arrivano tutta una sfilza di altri personaggi, ma sono le manfrine dettate dai quelli grossi. Perché? Perché se stai bene, ciò. C'è quella data industria, no? Che prepara tutte quelle confezioni di pasticchette, sciroppe, che non funziona. E quindi datele le domande, santa pace. No, ma tra i miei contatti ci sono le persone che si fanno le domande giuste e le risposte sono lì. Ah, ma adesso tu sarai piena di scompensi. Sto molto bene, io che sono ormai portatrice di vari accidenti. Ecco, quindi so che quando mangio, ma che cos'è? Adesso non c'è una voglia di parlare di quel piano alimentare, ma è semplice, guardate, per me è semplice perché già associavo gli alimenti, ho badato da anni che badavo all'associazione degli alimenti tra di loro, agli orari, gli indici, le calorie, guardate, me ne strafrego, ma cosa c'entrano le calorie? Meno male che quella è stata una conferma perché già qualcosa mi balenava per le orecchie. Poi, ecco, ascoltando una persona di mia fiducia, ma te sei un medico, ma te sei un medico per sceglierti il medico, ma te sei un dermatologo per sceglierti il dermatologo, ma tu sei un cuoco per scegliere come fare la spesa, sei un dietologo prima di andare a fare la spesa, quindi prima ognuno deve passare dei vari specialisti. Specialisti, per carità di Dio, no, dobbiamo essere persone di giudizio, non si giudica nessuno, no, no, altro che bisogna, sapete, saggezza, no, popolare di un tempo, devi aver giudizio, capacità di giudizio. Che cos'è? Non è che farsi i fatti privati del vicinato, no, anche se sentiamo bimbi che strillano in una strana maniera, persone anziane che piangono,
O anche uomini, che se agia, che ci sono anche le donne che menano, ecco, o donne che hanno strani segni, magari con delicatezza, ecco, fare attenzione, perché poi, sì, ma nessuno sapeva niente, nessuno si è accorto di niente, nessuno, no, se uno si fa che sospetta e poi rimane nel proprio così, no? Ecco, e non ci si rende responsabili. Una volta i bimbetti venivano guardati un po' da tutti, no? Dai nonni del cortile, dalle persone anche antipatiche. Dove vai? Cosa fai? Non si tirano i sassi ai vetri, non si tirano le, che ne so, i ciapponi sono i sassi grossi, ai gattini, lascia stare le lucertole, No, cosa fai lì? Cosa tocchi la biancheria stesa della signora Marisa? Attento, che c'è un buco, guarda dove metti i piedi. Parla la furba, no? Ma io parlo perché appunto non ho dato retta, mi sono sfracagnata la testa, ma vabbè. Quindi i bambini bisogna sentirsi responsabili, che non vuol dire infilarsi nelle case della gente, vuol dire essere umani. Responsabili, certo. Va bene, detto il mio pippone, no? Ecco, fatto il cazziatone, adesso di cosa vi devo parlare? Mi sono già persa. No, sto bene, ho ancora un po' di giramenti di testa. Ecco, diciamo che tutta l'infiammazione che mi è partita poi mi ha causato quella che io devo tenere più a bada di tutte, perché le allergie sono le allergie, quindi evita gli allergeni e stai bene. Poi, se andate a cena o a pranzo come me in casa di amiche che dovrebbero saperlo, io poi tutte le volte lo dico, sa, io sono allergica a questo, a questo e quest'altro, intollerante a questo, a questo e quest'altro. Sì, me lo ricordo. Poi vi trovate delle polpettine sul tavolo senza nessun biglietto, nessuna indicazione, insieme ad altri cibi. Voi andate a piluccare perché quello è lo stile di quella casa, quindi vi siete adeguati, no? Che ci sono dei piatti e ognuno si serve. Bene, che cosa vado a mangiare io? Delle polpettine, che io adoro tutto quello che è palocca, cosa così, e poi mi sento subito strana, ma molto strana, e non avevo come niente. Dico, ma Claudia, cosa c'era qua dentro? Sì, no, il riso di mare di ieri che l'ho fatto così. Ma c'erano mica i crostacei, vero? Già il riso di mare, cosa ci metterà mai la gente? Io non ci metto, e purtroppo, non ci posso mettere come si chiamano, i molluschi, anche quelli mi sono stati vietati. Dopo le seppie credo che potrei mangiare, ma mi va di testare, no, guardate, visto l'estate scorsa. Quindi niente molluschi e niente, sono allergico proprio ai crostacei, che poi i crostacei c'è stato un periodo che ce li siamo trovati ovunque. Adesso, ma avete visto che bella lista, no, di allergeni su tutte le confezioni? Perché ogni tanto lo ripeto questo, perché le persone che non patiscono di allergie se ne strabattono, spesso e volentieri, Fanno più caso alle cose che non piacciono. A me non piace questo, a me non piace quella. Te si offendono se magari a tavola chi non mangia la carne cruda si trova la bresaola o che ne so, no? E invece delle allergie degli altri se ne strafottano. E quindi dico, ma santa pa, ma no, ce ne sarà stato uno di Gambereto, ce ne sarà rimasto. E dico, ma Claudia, io sono allergica, cazzarola, prendo e parto, me ne vengo a casa, perché già mi si stava gonfiando la bocca. Per fortuna c'erano delle tracce, si vede in quella polpettina. Ecco, guardate, ma io dico, quante persone, no? Ci sono tante, purtroppo è così, c'è poco da fare in noiosi, Ma se è così, è così. Siamo sempre più sensibili a tanti alimenti, tante sostanze. E quindi questo è. Bisogna stare attenti, non è mica un dispetto che facciamo, santa pace. Vedete come si viaggia? Io non mi avvicino più a un banco di pescheria perché ho il terrore. Ecco, e quindi. Vabbè, ma ce ne sarà stato uno, ma, che lei, beh, ma è una donna con lauree, due credo che l'abbia detto. Santo cielo, ma un'allergia, hai capito che non è un gusto, che non se, non si, ce n'è poco, quindi senti poco gusto, è che parto e poi la mia reazione ai molluschi, ai crostacei è strana, e tutto poi è scattato, si è accentuato dalla gravidanza in poi. È strano perché ha avuto manifestazioni diverse ogni mio contatto con i crostacei, non me la vado davvero a rischiare, santa pace.
Già sono scema di mio che a volte non ci penso, però te lo dico, lo sai, te lo ricordi, proprio i gamberi, ma so, come, siccome sono piccoli, no? Allora, no, cioè, le molecole devono essere grosse quanto una mucca, basta avanza, ma vedete quando a volte uno dice, è laureato, sì, d'accordo, sicuramente, sa, però se non si sanno unire i puntini, se non si sa far di conto, se non si usa il ragionamento, anche lì blaterare delle nozioni imparate a memoria, non è che mi fa una persona di cultura, non mi fa una persona dotata di intelligenza com'è. E quindi, e poi, ma io veramente mi dico, scusa, sai, non ci avevo pensato perché. Ora uno! Dico, ma se ti viene un ragazzino a casa e ti dicono che è allergico alle noccioline, tu non le devi neanche mettere in giro per nessun bambino per non rischiare. Perché ne basta che nelle rotoline ci sono tante sensibilità e tante reazioni. Quindi perché rischiare che magari i bambini tra di loro, ingenui, un po' dispettosi, facciano appunto il dispetto e infilino per vedere che reazione fa una nocciolina nel piatto dell'amico? Dobbiamo veramente trovarci questi guai, ad affrontare questi guai, e va bene. Quindi detto ciò, ecco, quindi sto brava, non mi scateno niente, non vado a mangiarmi gli alimenti neutri, no, poi ve ne riparlerò di questo piano alimentare, che cosa vuol dire alimentarsi seguendo questo piano alimentare, cosa sono i cibi neutri, i cibi positivi e quelli anche no. Bene, oh, e quindi io con tutta quell'infiammazione che mi sono scatenata con una varietà di quinoa che avevo già sentito in bocca, bah, io la mangio, lo sapete che la mangio la quinoa, ma io cosa faccio? La sciacquo bene, poi do l'acqua alle piante, poi aggiungo anche lì un pizzichino di bicarbonato d'ora in avanti e sempre sarà. E la lascio in ammollo cambiando l'acqua come faccio con i legumi, tanto l'acqua mi serve per le piante, quindi niente va sprecato. Ecco, ce la lascio 24 ore, sì, minimo sono 12, ma almeno 24. A volte ce l'ho lasciata anche di più perché mi mandava di cuocere. Ecco, poi risciacquo bene, riciclo l'acqua e la faccio cuocere bene, bene, bene. Se rimane brodosa meglio, la scolo e amen, non mi fa difetto. Quindi questa che ho mangiato, santa pace che l'ho sentita aspra e cattiva, sapete che fino a ieri ancora l'ho smaltita, che sono passati giorni, giorni e giorni, quindi manco digerita perché era invisibile. Come si fa se controllano le feci? Ogni tanto fatelo, eh. Bene, detto questo, io ieri ancora ho prodotto quinoa. Aiuto! E quindi, ecco, quando poi si scatena un certo tipo di infiammazione, quindi quando vi si gonfiano le tonsille, non vuol dire che avete preso freddo, sono come sulla lingua, quindi noi sulla lingua, sotto la lingua, dei lati nella bocca, no? Abbiamo questi sensori che subito ci dicono se qualcosa che abbiamo messo all'interno del nostro corpo, quindi già in bocca, ci è positivo oppure no. Basta vedere le reazioni. Poi se trovate il medico che vi minimizza, contenti voi. Ma io ho parlato con il mio medico di questo piano alimentare? Sì, se non te l'ha mai proposto, cosa vuoi che ti venga a dire? Soprattutto se magari ha delle belle royalty da chi di dovere. E dai, su, usiamo il cervello. Ma vedo che proprio non ci se la fa. C'è sta apatia che usare il cervello fa fatica, ragionare. E vabbè, comunque. Siamo tanti che stiamo molto meglio. Cosa vuol dire stare meglio? Vuol dire che le patologie già scatenate rimangono latenti, altre che magari noi, ognuno ha le sue, no? La sua capacità di reazione ad agenti esterni, non è detto che tu mangi la quinoa, la stessa è la mia reazione, magari ce l'hai peggio, magari non ce l'hai, ecco. Quindi, quando si dice, ah, ma tanto c'è anche mia nonna, e tanto anche mia nonna, e quindi per non privarsi del cibo, ma lo sanno, quelli grossi, come si fa a tenere soggiogata l'umanità, 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 col cibo. Vi ricordate la pubblicità dello zucchero?
la pubblicità di certi biscotti per bambini, tutti belli pieni di glutine, poi abbiamo i bambini obesi, poi abbiamo i bambini con diabete, poi abbiamo... E poi abbiamo tante sorprese. Bene, ecco, e quindi mi si è scatenata la cefalea, quella cosa tremendissima, che per fortuna non mi... era tanti anni, era un po' di anni che non mi si scatenava, ma lo so, è quella roba lì, ce l'ho lì, di Horton. E quindi l'infiammazione delle arterie facciali, che poi ti dà quello, che ti dà quell'altro, ma ha dato di tutto. E le tonsille mi si sono ingrossate perché le tonsille sono, appunto, reagiscono e sono, producono le nostre difese, ma sono anche un nostro campanello di allarme. Un giorno, guardate, in quel giorno lì, già il giorno prima, quel giorno lì la febbre è alta, titin, piton, tintera, giramenti di testa ce l'ho ancora ora. E poi una strana, strana sensazione sul lato sinistro alto della mia testa. L'occhio sinistro è tornato quasi del tutto normale, appena appena un po' più piccolino, ma che botta, che dolori, che brividi, che patire, che contrazione. Però la prendo a ridere, mica mi deprimo, certo, lì per lì, aiuto. Ma non potevi prendere, io non prendo farmaci, ma li prendo solo quando sono veramente che non ne posso fare a meno. Allora, se mi pizzicano determinati insetti, tipo le vespe, vado all'attacco subito antistaminico e non se ne parla più. Come ho una reazione stramba, prendo subito l'antistaminico e non se ne parla più. Se proprio proprio, ho il Benteler, la pompetta e speriamo di non parlarne più. Però ecco, cerco di non... Sono gli unici farmaci che tengo in casa, ecco. La pirimpirina qua non può entrare, ma neanche l'aspirina, quella porca miseria. Guardate, mi ricordo, ero ragazzina. Come si fa a vedere? Guarda, si fa così, ne prendi una, che poi l'aspirina è per bambini. Avete visto che se ne fa sempre meno pubblicità di certi farmaci? Quindi, l'aspirina per bambini... Quindi, emorragia dal naso, poi emorragia da tutti gli orifizi, anche quindi, no, niente, aspi per me, niente, poi la cosa, come si chiama lì, la vasopressina, no, quella ne ho presa tanta, la pirimpirina e vigile attesa, sì, col vigile fai l'attesa, perché ti deve portare di corsa, di corsa, di corsa. E quindi santa pace, santa pace. Quindi quando mi si scatena quella, dovrei farmi una bella pippata, nel senso una bella flebo di un certo tipo di cortisone, che non è una mano santa per mitigare il dolore, e ci mette comunque il suo tempo. E allora ho resistito quelle 24 passa ore, poi rimane tutto. Ci ho messo qualche giorno, prova a smaltire il dolore, dolore. La febbre 24 ore, un po' di più di 24 ore, poi il resto piano piano, ma sono stata a digiuno, ho dato retta al dottor Bocci, quindi digiuno completo, bevuto acqua calda. Quando ho bevuto l'acqua calda, le contrazioni interne, delle robe stranissime come dei crampi, avete presente i crampi? Ecco, che ve li sentite proprio all'interno del vostro corpo, quelli lì. Dopo il secondo bicchiere di acqua molto 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 calda, senza zucchero, senza niente, senza zero, ecco, mi sono passati i crampi, quindi probabilmente si è anche riattivata la digestione, è stato tutto un blocco generale probabilmente. Ed ecco qua che con le dritte del dottor Mozzi ne sono uscita e non sono passata attraverso i farmaci, ma ho dato modo al mio corpo di reagire, l'ho aiutato ovviamente con quelle pratiche, rimanendo attenta a quanto succedeva, ecco. Cercando di riposare, ogni tanto non potevo tenere manco gli occhi aperti, e quindi manco leggere, mi dava fastidio anche ascoltare, quindi sono rimasta indietro anche con le risposte di alcuni vocali. Poi leggere, ui mamma, e mi si sdoppia la vista, soprattutto dall'orecchio, dall'occhio sinistro. È una roba odiosa, ma veramente, veramente, veramente odiosa. Guardate, sono dal 95 che so di questo accidente, e va bene, e quindi è passata. Quindi guardate il cibo che cosa è in grado di scatenare. Quando lo dico ai più ghiotti, no, ma io non ho problemi di stomaco, ma il cibo non è che reagisce solo nello stomaco. Però se uno non vuole capire, non vuole sapere, non si vuole impegnare per il proprio benessere, ma io tanto prendo la pastiglia, ma io tanto poi prendo lo sciroppo, ma io tanto prendo già, e continuo a prenderli, ma stai meglio? No. E va bene, anche la schiena, le articolazioni, tutti questi accidenti qua.
Oh, ma poi sapete, la cosa bella è che non mi ha dovuto convincere nessuno se non il mio corpo, la reazione da un digiuno, poi piano piano l'inserimento di solo alcuni alimenti. E che bello quando si capisce cosa vuol dire sfiammare, permettere al nostro corpo di sfiammarsi e sentire quando il corpo si sta infiammando, capire che quello che si sta vivendo è un'infiammazione, bisogna fare pratica, no? Ma io vorrei tanto averla conosciuta quando avevo una figlia, almeno quando avevo all'inizio la figliola da crescere, ormai ero arrivata a quell'età lì. Ecco, crescerci così, ma avete idea di come si può tornare ad essere degli umani forti, reattivi? Ragionare, usare il cervello. Va bene, adesso 24, no, 20 minuti che vi parlo del ragionamento. Usare il ragionamento, non si usa il ragionamento, non si paragona un'informazione rispetto a un'altra. Ti dicono che è una cosa così, ma tu verifica se hai dei segnali che ti dicono che quello che ti è stato detto. Verifica, fare le verifiche, la prova del 9, ci sono tante di quelle prove del 9, quindi senza subire tutte le informazioni che ci danno, no? E oggi che bella giornata di sole, cioè temporale, non è una giornata di sole, quindi hanno detto che c'è, ma sì, quindi queste cose qua. E va bene, ma di che cosa vi volevo parlare? Quindi sto meglio, l'avete sentito che sto meglio. Non ho voglia di fare niente, non ho voglia di da pulire casa, mamma mia, guardate, mi guardo in giro, ecco, sì, mi sta venendo la depressione, perché quando mai ne esco fuori da sto caos? Poi quando è proprio il caos di quando sono impegnata mentalmente in un progetto e più progetti creativi, no? Quando ancora non sapete ma andranno in porto o no, e poi vi vengono altre idee da aggiungere, poi smussate gli spigoli. È un qualcosa che mi piace da morire. Poi, tra l'altro, non, sì, certo, andassero in porto sarei molto più felice, però quando ho questo brio creativo, quando ho le idee, quando ho le mie belle visioni, no? Riguardo a quello che voglio realizzare e il perché, quando c'è un luogo che mi stimola, quando c'è una storia che mi stimola, perché i miei racconti tessili nascono così, dal vivere i luoghi, dal vivere le persone, e ed ecco che arrivano i contenuti da mettere in ordine e comporre un racconto, perché le mie mostre sono dei racconti, non sono semplicemente degli oggetti esposti, perché spesso non ci sono solo degli oggetti, ma ci sono anche delle parole, ci sono dei ricordi, ricordi a voce, ecco. E adesso perché guardate questa cosa qua? Questa cosa qui era la brochure. Avevamo fatto anche degli inviti, devo chiederlo a Marino che mica me lo ricordo. Forse avevamo spedito questi. Oh, questa è la brochure, l'invito. Ecco, guardate qua che bello, che aveva creato Marino Serafin, che è un fotografo, designer e artista che vive nella mia città, e lui l'aveva studiato, vedete qua, per ospitare i gomitoli. Adesso qua li ci metto, vediamo un po', ci metto questo che è un po' grosso, ma non è proprio di misura. Questo qua, noi queste cose qui noi le avevamo poi. Eccolo qua, vedete che bello che è. Le avevamo sparpagliati per la torre. Appunto, che cos'è questo? Questa è la brochure, il nostro invito, il nostro accenno, la nostra anticipazione sulla mostra Luci e trame alla torre. E poi dalla torre si è trasformata, si è trasportata. C'è stata la seconda fase, il racconto. Quindi da luce e trame la torre a luce e trame agli spazi multimediali, quando ancora avevano sede presso l'ex istituto scolastico, domani ve lo dico, di Alma Ruggero, ecco qua, dedicati, gli archivi fotografici soprattutto, dedicati a, domani ve lo dico, alla mia memoria, una persona a me molto cara. Poi ve lo dico, adesso mi vengono, mi viene in mente, oh santa, guardate che poi come sarebbe un po' come, ecco, un nome che non mi viene in mente sarebbe come il nome dei vostri figli, dei vostri, ecco, non mi viene in mente il nome della vostra figlia, uguale così. Oh, Sergio Fregoso è stato un artista, è stato un fotografo veramente sensibile, veramente
una persona, una delle più belle carezze al viso che ho ricevuto è stata proprio da questo signore, era molto anziano, accompagnato da una signora molto carina che per un po' è stata la responsabile della PT di Spezia. Sergio Fregoso poi è stato un amico intimo del mio libraio, del quale ho ereditato il cappotto che fu di Feltrinelli il Vecchio, e questo cappotto mi segue, è spesso ospite delle mie mostre. Lui è lì perché da lì parte il racconto, dalla mia passione per la lettura e poi per l'ascolto, l'ascolto delle storie delle persone, l'amore che ho verso i luoghi e quindi insomma. Tra l'allero tralala. Allora, luci e trame alla torre, e parliamo della torre capitolare di Porto Venere. Chi conosce Porto Venere tra di voi? Bene, la mia provincia conta un'infinità di meraviglie. Già il golfo è uno spettacolo della natura, che poi diciamo è stato un po' modificato, ma che cosa? È stato un po' modificato, diciamo, l'aspetto dei rilievi che facevano parte della mia città, che arrivavano in città. Ecco, sono stati rasi al suolo dei rilievi per far spazio e costruire, ma questo già, uff. Nell'Ottocento, insomma, la storia di Spezia della mia città è una storia intrigante, diciamo, un po' come le storie di quasi tutte le città. E noi siamo rimasti antipatici alla moglie di Shelley, il poeta, lo scrittore, perché ha trovato gli spezzini noiosi e lamentosi, e ha ragione. E ha avuto ragione, che infatti hanno cercato casa sul mare, avevano cercato casa a Lerici, a Sant'Erenzo, e poi si trasferirono in Versilia. Sapete che noi a Spezia, a Porto Venere proprio abbiamo Grotta Byron. Sapete che io non l'ho mai visitata Grotta Byron? Perché io ho sempre amato Porto Venere, soprattutto nei momenti di tempesta. Io scappavo da casa, state zitti, non lo dite ai miei, ma mettevo da parte gli spicciolini per farmi i biglietti dell'autobus. Io in quella fase ancora molto timida, che non passavo davanti ai bar, ma voi non avete idea di come sono stata timida, ma da morire. Ve l'avevo raccontato che ero caduta per terra davanti a un bar, che per forza, per andare dalle mie nonne, dalla mia nonna, dalla mia bisnonna, io per forza o da un lato o dall'altro dovevo passare davanti a un bar, perché stavano alle due estremità di quella via. Ecco, e quindi boom, ero scivolata, non so che cosa, sono andata in avanti e io sono rimasta per terra, guardate, ah, non mi tiravo su, E poi venne a tirarmi su il marito di un'amica di mia mamma, che era il marito di una signora che aveva l'alimentari nella via, e mi aveva un po' pulita, mi ha detto: ma dove devi andare che ti ci accompagno? Devo andare da mia nonna Erasma, ci vado da sola, tutta sbucciata, ero sempre sbucciata, perché poi di quegli sbucciamenti sono stata anche orgogliosa, sapete, tra bambini all'epoca. Si esibivano i segni, i vari segni, quindi io facevo cross con una specie di graziella, la quale avevo tolto i parafanghi, non me l'avevano comprata la bici da cross, ma all'epoca, prima ancora di fare quelli che poi chiamarono i giardini, dei mostri, sono dei mostri di cemento, e buttarono giù parte di quel, anzi quasi tutto il muro che separava ancora una parte della città molto militare dal mio quartiere, dove stavano ancora delle case sinistrate dalla guerra quando io ero ancora lì bambinetta, dove vai dai sinistrati, che poi chiamavano sinistrati anche delle case poi già restaurate e abitate. Siano lì dai sinistrati, da chi? Dalla Maria dei Sinistrati. I sinistrati erano determinati palazzi, storie, ma io poi ce l'ho queste visioni ancora di quell'epoca. E insomma, venite qua che vi racconto. E quindi si giocava, c'erano le moto da cross, venivano lì, facevano c'era tutto un monte di argilla che separava, diciamo, stava sotto al faro del mio quartiere. Noi ci troviamo alle spalle dell'arsenale militare e abbiamo un faro cittadino che è importante, è un faro attivo ancora utilizzato e che ha il suo riferimento sul Portolano. Che cos'è il Portolano?
lo lascio scoprire. E quindi noi si andava a giocare sotto al faro, al di là di questo monte dove veniva giù tra l'altro ancora una parte di questo muro di pietre, che anche lì separavano le zone militari da quelle no. E lì i ragazzi, di là c'era la colombaia, la famosa colombaia, dove stava una fattoria, dove si vede che, non me la ricordo la storia della colombaia, che anche lì terreno del comune, ne fanno un locale, poi la richiudono, poi danno la concessione a un altro, poi la richiudono, è un tormento sta colombaia. Ma quando ero bambina era proprio un terreno proprio libero, andavamo là a ruzzolare per i prati. A casa, solamente in casa, in città. Ma tu sei nata in città? Sì, io dico che sono nata in città, ma io mi sentivo con un bel piede in campagna nella mia città e sono nata nella via centrale, diciamo, quindi un quartiere strano in salita. Io sono proprio. Allora, ma cosa sei te? Io mi sento particolarmente spezzina e di Pegazzano, del mio quartiere. Poi è vero, ho vissuto da tante parti, mi sento comunque della Val di Vara, che poi ho scoperto da grandi perché a forza di chiacchierare con i parenti ho scoperto che poi noi le radici in Val di Vara ce le avevamo e come, eh? La mia nonna Manin, la trisnonna, era nata a Val di Pino, era di Val di Pino, il suo marito era. Di dov'era più il nonno che mi parte a volte il nome del paese del trisnonno. Quindi le mie radici sono in Val di Vara, in quella parte di Val di Vara dove si tesseva il jeans, dove si tingeva, dove tutto veniva prodotto per il mercato di Genova. I vari granducati e varie cose. E quindi ce l'ho nel sangue, nel DNA, questo mio potente desiderio di tessere. Io l'ho avuto che ero bambina, è la mia prima esperienza tessile alle colonie, ma io l'ho sempre avuta questa cosa che chiedevo di come si fa. Io volevo imparare a tessere a tutti i costi. Guardate quanto desideravo ballare, io desideravo, proprio desiderato la danza classica. No, da dove ti è uscito? Che ne so, bambina, sono andata a teatro da bambina, eppure, e la televisione è poca, e chi la vedeva la danza in televisione? Quindi come ce le spieghiamo certe passioni? Non si possono spiegare, non si sa da dove arrivano. Per quanto riguarda la musica lirica, sì, lo posso anche presumere, perché avevo la nonna toscana, cantava spesso, e ascoltava la radio, le mie nonne tutte ascoltavano la radio, anche se c'era il televisore che si guardava solo la sera, era coperto. Adesso il televisore è tutta così, è un'esibizione non lo so di cosa, guardate, più è grosso e più si esibisce. Una volta si copriva il televisore, andava proprio coperto, non andava esibito, camuffato addirittura. Quindi le mie nonne ascoltavano la radio. L'unica cosa che mi ricordo, guardate, la televisione, ecco, cosa seguiva la mia nonna sarta era il Giro d'Italia. Quello me lo ricordo. Poi la televisione rimaneva spenta, tanto mia nonna cuciva, quindi ascoltava la radio. L'altra nonna era, come si dice, insonne e faceva la maglia e cucinava di notte, e la maglia, l'uncinetto, e quindi si ascoltava la radio. E lei cantava, la mia nonna cantava, il mio nonno fischiettava. Il mio nonno materno sotterrò il mio ombelico sotto una pianta di rosa. Questa mi ci hanno cresciuto con questa cosa. E la tradizione dice, gli dà due significati a questa pratica, diciamo. Un affidamento a Maria, quindi. Diciamo, come si può dire, la speranza in una predisposizione verso la musica e il canto. Ah, e quella c'è stata anche lì da sé. Il canto io mi sono sempre vergognata, so di essere intonata, ma la musica, anche lì la musica, la danza, la musica lirica, ma ero bambina, mi ricordo che amavo, poi mia nonna
cazzeggiava, si può dire, senza offese, senza scombussolare gli animi, no? Quindi era un po' come me, eravamo una macchietta, diciamo, parodiava tutto ed era un divertimento poi con mio nonno. E ho preso da lei, ecco, la vena toscana, cioè, quindi sei spezzina, sì. Sei toscana, quando dico di sì, ah, ma perché Spezia confina con la Toscana? No, perché mio papà è nato a Livorno, i miei nonni sono dell'Elba, poi trasferiti a Piombino, quasi tutti i fratelli di mio nonno, buona parte, hanno un botto di fratelli, mia nonna è nata di seconde nozze, ed erano sia Piombino, tra Piombino e Livorno, però poi in realtà le nostre radici toscane sono elbane, mio nonno era del Cavo, e io mi ricordo che nonno Beppino parlava del Cavo e di Rio Marina, ecco, queste due zone nostre elbane, quindi le isole per me sono un amore profondo, abbiamo a Spezia, abbiamo l'isola Palmaria, bella di fronte a Porto Venere, e io sono cresciuta con davanti agli occhi l'isola d'Elba e non solo, che poi la Gorgona, qual era l'altra che si vede da Piombino. Quindi per me guardare il mare vuol dire cercare un'isola. Ecco perché poi mi sono così innamorata anche di Trapani, perché da Trapani, che per me la Sicilia è un continente, non è una regione, è un continente la Sicilia, così come ritengo anche la Sardegna. E quindi da Trapani guardare le isolette dell'Amore, quindi le Egadi, per me è naturale. Guardare il mare e non trovare un'isola, ecco perché mi piace Procida, ecco perché ho amato Ischia, ecco perché ho amato Ponza, perché dalle isole si vede la terra, dalla terra queste zone sì, non sono poi tanto per il mare aperto. Andare senza mete, ecco, andare da un'isola alla terraferma e via, come mio nonno. Oh, e torniamo a Porto Venere. Quindi sono passati 20 anni da Luci e Trame alla Torre. La torre capitolare a Porto Venere non si può non notare, non si può non guardare, non lo so se è ancora aperta al pubblico. Non era di facile accesso, diciamo che per chi deambulava, deambula con difficoltà, se non hanno studiato, è difficile, è veramente difficile. Un ascensore esterno per come è fatta la torre, infatti c'era anche da beccarsi delle testate per arrivare da noi. Io ci ho dormito. Ah, allora, che meraviglia, guardate, intanto che meraviglia avere il parcheggio a Porto Venere con il mio cartellino, ta 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 ta. Ah, arrivare, mollavo la macchina lì, chi la muoveva? Sì, sono andata qualche volta dai miei a casa, ci davamo un po' il turno durante il giorno, ma io tenevo aperto tutto il giorno, non so se vedete lì, l'orario era delle 21, dalle 21, ecco, se vabbè. E parte che io avevo da fare, vabbè, sul telaio, su quel telaio c'era un pezzo che io avevo dedicato proprio a Sergio Fregoso ed era ancora no, non era più in vita Sergio Fregoso, oddio, sapete che non me lo ricordo, mi sa di no, 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 perché l'avevo dedicata alla famiglia. E quindi avevo un telaio mio posato lì, poi avevo un telaio a tensione e tessevo paralumi mentre lì. Poi avevo la maglia, l'uncinetto. Ah, non mi faccio mancare niente. Guardate, mi deve venire l'ansia da fare e devo avere tutto, eh. Quindi avevo ferri, avevo uncinetti, avevo aghi e avevo raccontato della mia famiglia perché poi avevo il libretto di navigazione del mio nonno, del mio bisnonno, scusate. Che tra l'altro ha fatto parte delle confezioni, delle mie confezioni, e quindi creavo dei coordinati da uomo, gli guantini da lettura con le cravatte a maglia ed uncinetto, e sulla confezione in cartone c'era mio nonno, il mio bisnonno da marinaio. E invece per le stole, ad esempio per le mie spose, nella confezione avevo trovato una bella scatola che mi piaceva un sacco, sempre in cartone rigato, ondulato, e sopra c'era la foto dei miei bisnonni il giorno delle nozze, che la mia bisnonna aveva un vestito a quadri con del marabù, credo, intorno. Ma che belli! Il mio bisnonno era vestito da marinaio. Che bello, guardate. E io lì cosa facevo? Intrattenevo. Cosa volete? Come, immaginatevelo. Ho ospitato una nota a tessitrice, è venuta a farmi compagnia, un'amica di Marino che veniva da Rapallo, mi pare, Marino Serafini.
Abbiamo avuto una giornata di chiacchiere, abbiamo parlato di tessitura, avevo i materiali, io poi con me porto sempre dei materiali. E quindi siamo state veramente bene, ho conosciuto un botto di gente, abbiamo battuto il record, abbiamo avuto più ospiti noi, più visitatori noi che la mostra che era su a Castello San Giorgio, che è un po' più in alto, ma certo non ci si arriva con i mezzi a motore, diciamo. E c'è da camminare, da tapelare, c'è a Porto Venere, è bellissima. Io ho amato veramente, scappavo, vi dicevo, scappavo da casa, mi mettevo da parte gli spicci. Quando sapevo che mia nonna non so dove andare da qualche parte, no? E mia madre, che avevo, guarda che avevo 11-12 anni, sono proprio una matta, mi facevo il biglietto, lo tenevo da parte, no? Poi cosa dicevo? Vado dalla nonna, non c'erano i telefoni, mia nonna non c'aveva il telefono, quindi mia madre non mi poteva chiamare, poi tanto ero sempre in giro per il paese, che meraviglia, quel senso di libertà, io ho sempre avuto un desiderio di libertà, di non sentirmi costretta nei miei movimenti che veramente... Non ero pericolosa, diciamo, non ho rischiato di salire su un treno e andarmene a 5 anni, però guai a costringermi a fare cose che non avessero un senso. Per me tutto doveva essere razionale, i sì e i no soprattutto dovevano essere motivati, se no non li rispettavo. E quindi me ne scappavo, soprattutto quando ci siamo trasferiti in campagna, controllami te. Vado dalla nonna il sabato, va bene. Magari mi accompagnava, che ne so, mio padre, io là andavo, mia nonna diceva, vado a trovare, c'ho tutti gli amici delle elementari, e poi prendevo l'autobus e me ne andavo a Porto Venere. Scavalcavo un cancello dietro al cimitero, a fianco al retro di Castello San Giorgio, mi tuffavo dall'altra parte e stavo lì a pancia in giù a colorare, a disegnare, andavo sempre in giro con i pastelli ad olio. Ero brava nel disegno? No, però per me era importante avere la possibilità di farlo. Poi scrivevo tanto, stavo lì a pensare il senso di libertà e cercavo di andare quando il tempo era brutto. Poi arrivavo zuppa torsa, che poi era della bella strada, dovevo stare attenta a non perdermi gli autobus. Mamma mia, una matta di 12 anni. E vabbè, ma me le so godute, guardate, certe libertà. È proprio il luogo della mia felicità. Respirare l'aria della tempesta a Porto Venere per me era il senso di libertà, non era un senso di costrizione. Poi guardare il mare è sempre stato da piccola una promessa di libertà. Ecco, prendo e vado, più delle strade. Io guardavo al mare, non guardavo le strade, non so come dirvi. Quindi quando ci è stato dato il permesso, anzi siamo stati più che ben accolti dal comune di Porto Venere, che la mostra poi era proseguita dall'11 al 21, invece ci hanno dato dei giorni in più perché avevamo veramente un sacco di ospiti. Poi bello, eravamo ben organizzati e tutto questo è stato grazie a Marino. Marino lavorava all'epoca, adesso è in pensione, per la Costa Group, che è un'azienda importante nella mia città, nella nostra provincia, e si trova in Val di Vara. E realizzano arredamenti per spazi commerciali, negozi, boutique, forni, bar e anche grandi spazi come aeroporti e altro in tutto il mondo. Sono molto all'avanguardia comunque. E quindi Marino ha lavorato lì come grafico, come tanto perché guardate, ha avuto problemi familiari, ha perso i genitori molto giovane, insomma, e lui ha fatto l'università e mancava un esame per completare architettura. E lui lo è un architetto, lo è per vocazione, lo è per preparazione, che poi è una persona molto colta proprio. Se andate a visitare, poi vi lascerò il recapito, insomma, il link. La sua pagina Instagram è una poesia. Ho scoperto cose, ci siamo persi il contatto. Non lo so, succedono tante cose nella vita. Uno dice: ma come hai fatto a perderti di vista? Che ne so, tante cose che porta poi a non frequentarsi nel tempo. Ma io ho sempre mantenuto molta stima e tanto affetto nei confronti di Marino. Veramente è una persona intelligente, vivace.
Che ridere, guarda, ci sono fatte di quelle ghignate. Poi rosicava perché io mi ero preparata, tutta organizzata per dormire alla torre. Non avevamo il bagno, ecco, una nota negativa di quello spazio è che non c'era un bagno, neanche un lavandino. Dove andavi? Ai bagni pubblici, io mi ero organizzata bene. E Marino diceva, ma non è giusto che ci sia sempre te, ma come fai? Ma guarda Marino, vado la mattina presto, appena mi sveglio, poi mi sono goduta tutte le notti, le mattine, le albe di Porto Venere, andavo a fare il bagno. E sapete, quando si fa il bagno, si fa il bagno, non dico altro. E poi, ecco, nuotavo, che poi per me era un recupero, perché avevo rischiato di affogare il mese prima, lì a luglio, giugno-luglio, avevo rischiato di rimanere. Sono stata imbrigliata da una corrente di risacca, ed è lì. Sono stata in balia un'ora della corrente insieme a un bagnino che era molto, vabbè, poi ve la racconto quella storia, ma vabbè. E quindi ero ancora un po' traumatizzata da quello e io non volevo vedere il mare come un nemico, quindi andavo al mare ma avevo i capogiri guardando l'acqua, però me la sono goduta uguale, mettevo i miei occhialini, nuoto qua dove ho imparato a nuotare, io ho imparato a nuotare bene a Porto Venere con il mio allenatore, ho fatto parte di un'associazione sportiva che si chiamava Traversata, Equipe Traversata della Manica. E insomma, quindi qua ho imparato e qui non affogo, e nuotavo tra i vivai di muscoli. I muscoli sono le cozze, a Spezia si chiamano muscoli, muscoli de spesa. La sentite anche nelle canzoni di De André, in Creusa de Ma. Bene, insomma, quindi avevo lo stuoino, quello di gomma che usiamo per mettere in tensione le nostre cose, e il mio sacco a pelo storico, che ancora ce l'ho, che lo uso d'inverno. Il mio sacco a pelo, non avevo cuscini, mi sa di no, mi sa che non c'avevo cuscino. Poi c'era tutto un posto dove mettevo le mie cose, quindi quando, dopo aver fatto il bagno e tutte le mie cose all'alba, alle 8 mettevano, aprivano i bagni pubblici, quelli con le docce, belli puliti, lindi, profumati, mi conoscevano. Quindi andavo, mi docciavo, mi vestivo ed ero pronta. Durante il giorno, se avevo necessità, mi andavo a tuffare al mare e poi tornavo ai bagni pubblici che venivano mantenuti, guardate, immacolati. E il problema era la notte, ma non ero ancora pisciona come adesso e quindi me la tenevo. E Maria fa: ma no, ci voglio dormire anch'io. E tu guarda, ti porti le tue cose per dormire, provaci. E quindi una notte sono andata a dormire dai miei in campagna. E Marino ha detto: non lo faccio più. Perché Marino? Perché non c'avevo il bagno. Ma lo sapevi che non c'era il bagno? Ma te come fai? Io te l'ho detto. Da morire da ridere, guarda. E allora si arrabbiava perché lui non riusciva a starci, io invece ci stavo tutte le sante notti a Porto Venere nella torre, me lo sono vissuta bene. Poi ho chiacchierato, ho conosciuto un sacco di persone. In quel periodo c'era anche il pittore Iaccarino, che viveva a Milano e aveva anche, non so se una residenza, comunque realizzava dei corsi di acquerello anche. Mi ricordo, se a Monterosso, dove era in quel momento ospite con la sua mostra e con tutta la sua famiglia, un sacco di bimbetti, presso uno spazio espositivo della parrocchia nel centro di Porto Venere, in un carruggio. Ci trovavamo in giro tutti gli orari, è stato bello perché poi è un acquerellista meraviglioso. Spero che stia in salute, che stia bene, che era una persona già abbastanza grandina. E mi sono piaciuti da morire i suoi acquerelli perché usava delle tinte molto, molto intense, molti blu, molti rossi. Mi piacevano da morire, poi mi piaceva lo stile, ecco, al di là della gamma di colori. E quindi queste belle conoscenze, abbiamo ricevuto di tutto, guardate, durante la mostra c'era Marino, tra l'altro, il diario delle presenze, quante belle dediche, quante chiacchiere, quante cose belle. Ho avuto in visita poi le figlie di Sergio Fregoso, tra l'altro Sergio ha lasciato detto che io posso chiedere qualsiasi materiale suo per i miei progetti, e quindi penso che ne farò buon uso di questo diciamo testamento, ecco, perché a Fregoso ho dedicato uno scritto, ma ancora non un suo percorso, non un mio racconto vero tessile. No, sì e no, un pezzo, sì, più o meno. Quindi ecco qua, oggi con voi, visto che non lavorerò, che ore sono? Le 1:30, 1:37, vado a prepararmi qualcosa da bere. E
Ecco qua, festeggiamo insieme, vi racconterò nell'arco di tutto agosto, tirerò fuori delle immagini, ho un sacco di materiale di Marino su dischetti che adesso vedrò di rendere utilizzabile in qualche modo e vi racconterò la mia Porto Venere di quei giorni, la Porto Venere vissuta con Marino e i miei materiali che per lui sono stati una scoperta perché i filati non li aveva mai trattati e quando ero stata ospite di Lane Cardate dopo questa avventura, perché io sono stata invitata durante quella mostra a partecipare al PT Immagini e Filati e quando sono stata in azienda che mi ha dato il permesso di prendere vari filati, i colori a mia discrezione e io avevo chiesto anche i filati, cioè le fibre, i filati durante le varie fasi di lavorazione e Marino. Quando l'avevo pensato sì anche per me, ma anche per Marino, perché era un mondo che non gli apparteneva, lui ha fatto di tutto con qualsiasi materiale, ma non con i filati, non con quel tipo poi. E quindi lui cosa ha fatto? Ha fatto tutto un progetto di macro che abbiamo esposto al Pitti all'interno dello stand all'epoca di Lane Cardate, un bellissimo progetto e qualche scatto Marino lo ha condiviso sul suo Instagram, due o tre, non molti. Ma la cosa buffa, divertente è che Marino, quando veniva a volte all'alba lì a Porto Venere, eravamo sempre a cioccolare, eravamo sempre a ridere, a mangiare, perché poi avevamo avuto degli sponsor, mica da ridere, avevamo avuto come sponsor, poi si leggono dietro, insomma, quelli istituzionali belli, tutti ce li abbiamo avuti, i musei, Porto Venere, Spezia, Museo del Sigillo, Costa Group, ma anche un noto forno del Carugio e poi il ristorante Le Bocche, che non so se esiste ancora, ma era un ristorante, so se stellato, ma di quelli dove ci servivano delle belle paccate di soldi per andare. E ci avevano allestito il buffet, una meraviglia, ma che ve lo dico a fare. Io avevo portato frutta di tutto, ma loro ci avevano fornito di ogni ben di Dio, veramente, a parte le bevande. Era venuta una bellissima inaugurazione. Bella, 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 bella. E c'era avanzata un sacco di roba e me la sono fatta durare un po', ce la siamo fatta. Io poi me la sono fatta durare perché stavo lì. Marina diceva, adesso questa si mangia tutto, c'ha ragione. Ah, che ridere. Focaccia con le olive, all'epoca ero ancora molto glutinizzata, quindi focaccia con le olive, focaccia di qui, focaccia di là. Ma quanti formaggi. Avevamo di quelle cose di un buono. Mamma mia. Bello, poi avevo allestito un bell'angolo per il buffet con un insieme, poi vi racconterò come avevo composto l'abito, la nuova tradizione, no? La tradizione rinnovata, quello che viene chiamato costume, in realtà è qualcosa che non viene influenzato più di tanto dalla moda. Beh, vabbè, ma ve ne parlo poi più avanti, se riesco a trovare delle foto, poi tra l'altro che tante foto sono andate perdute, le mie soprattutto. E quindi Marino si prendeva le rocche, si prendeva le matasse, andava in giro a fare le fotografie. Sono scontenta perché, insomma, è stato bello contribuire a un istinto creativo, all'istinto creativo di un amico che si era poi sobbarcato un sacco di oneri, di fatiche, quindi tutto lo studio grafico dei nostri, ecco, delle nostre brochure, lo stendardo che era appeso all'esterno sulle mura, quelle verso la piazza di Porto Venere. A fianco all'arco, ecco, avevamo uno stendardo spettacolare. Ma guardate che era una roba seria, bellissimo. E lui aveva modo, conosceva insomma i fornitori della ditta. Insomma, la sponsorizzazione di Costa è stata anche quella di sostenerci in tutti questi allestimenti. Poi all'interno avevamo una bella presentazione appesa, trasparente. Che meraviglia, guardate. Io sono molto legata a questa mostra, ne ho fatte di altre, le ho fatte anche da sola, ma bella come quella, non lo so, lei era stata proprio bella. È stato bello vivere in Porto Venere così, non l'avevo mai fatto in vita mia, mai ho dormito a Porto Venere,
Mai, l'ho vissuta in tutti gli orari, in tutti i giorni, tempeste, ho nuotato anche a ottobre, che guardate che una volta andare a fare il bagno a Portovenere a ottobre ci vuole altro che il coraggio, ci vuole il grasso di balena addosso, perché è un'acqua fredda, perché? Perché è un canale, quindi l'acqua scorre, non è certo un'acqua stagnante, poi perché noi abbiamo il mare profondo intorno alle nostre fondamenta, diciamo, dalle fondamenta in su il mare è profondo. Quindi sono gioiosa, sono passati 20 anni, non me ne capacito, perché noi ci abbiamo lavorato a questa mostra da gennaio fino ad agosto, finché non l'abbiamo allestita, una fatica boia, perché poi Marino che mi mandava le cose, non c'era questa facilità di internet, di comunicazione, quindi Marino che mi mandava le bozze e poi lui che si occupava di stampare, fare, pubblicare, perché poi siamo stati, vabbè, nominati su Casa Viva e non mi ricordo su che cos'altro, e poi su una rivista del Litorale, quindi che veniva distribuita per tutta la Liguria e per tutta la Versilia, quindi se ne parlava spesso, era sempre nominata come festa, e poi ha coinciso con la festa più bella di Porto Venere, con la festa di Porto Venere, la Madonna Bianca, quindi poi vi ne parlerò di questa festa. È stato un onore immenso, guardate, un onore immenso, una gioia così, sì, ne ho provate tante durante gli allestimenti, vari avvenimenti, inviti, ma quella ha proprio, proprio, proprio che spettacolo. Poi sono stata contenta che Marino ha voluto utilizzare, tra l'altro, quello che poi ho regalato a lui, questo arazzo tramonto a Porto Venere su una cornice del 500, e questa che vedete è una Merino fiammata, tinta, con pigmenti naturali. Sono orgogliosa di quell'arazzo, molto stilizzato, ma boh, e se lo meritava veramente tanto. Ecco, Marino lì è proprio, oltre ad aver esposto le proprie lampade, e anche lì poi vi parlerò delle lampade di Marino, e lui si è occupato di tutta questa parte rognosa, che io non avrei manco saputo da che parte cominciare, non è proprio nelle mie corde, non era nelle mie competenze, e ci siamo trovati veramente. È stata un'avventura prepararla, quello sì. Avevo degli inediti, sapete che non me lo ricordo, avevo dei pezzi che avevo già esposto in giro per la provincia di Roma, nei vari eventi. Non mi ricordo cosa avevo preparato per l'occasione. Ah sì, il manichino, che poi non era proprio un manichino, era tutta un'installazione anche sì, con 2 cubi, 3 cubi di filo d'acciaio, che era la rappresentazione tridimensionale di come avevo vissuto un'idea, di come vivo l'idea tessile nel mio cervello, è tutto un movimento tridimensionale. Oh, sono contenta, quindi ve la partecipo, un'oretta di compagnia, poi prima o poi mi rivedrete forse terminare qualche lavoro, cominciarne di nuovi, sono qua, dormo, come la Minù che dorme secca nel suo tappetino refrigerante che non funziona, ma almeno è un po' più morbido e gelatinoso all'interno. E vi auguro un buon agosto. Per me agosto comincia oggi, con questo compleanno, i 20 anni di luci e trame.